Onorevole Cuffaro, intanto che cosa ci fa qui ad Altofonte? Ad Altofonte, così come abbiamo fatto in altre cittadine della Sicilia, oggi inauguriamo la nascita della Democrazia Cristiana. Oggi ad Altofonte un gruppo di giovani, di donne, di meno giovani ma con lo spirito giovane e con la voglia di riportare i valori protagonisti nella politica, hanno scelto di fare la Democrazia Cristiana, visto che grande presenza di partecipazione che c'è, ma oltre alla presenza c'è una grande voglia di mettere al centro della politica un partito che venga scelto idealmente, un partito che difende la storia e la cultura di quella che è stata la Democrazia Cristiana, perché si ripropone, un partito che difende i valori tradizionali della famiglia, della solidarietà, dell'accoglienza. Ma noi abbiamo la voglia di partecipare, di condividere la nostra partecipazione, il nostro impegno e i nostri valori con gli altri. Certo che abbiamo delle persone che sono in condizione di rappresentare le istanze della gente e soprattutto di portare avanti i bisogni di questa cittadina, ma non abbiamo la presunzione di dire vogliamo il sindaco, abbiamo invece la disponibilità di dialogare con quanti condividono i nostri valori per scegliere un sindaco, sapendo che tra la nostra gente c'è certamente qualcuno che può ben rappresentare questa città. Dottor Cuffaro, io lo devo chiedere, l'anno prossimo si vota anche per le regionali, potremmo immaginare un suo ritorno in campo oppure, come dire, un gioco dietro la scrivania, nel senso che lei magari porta avanti il suo partito senza mettersi a esporsi in prima persona? Ma guarda, la Democrazia Cristiana sarà presente nella competizione per il rinnovo del Parlamento regionale, sarà presente in tutte le province e certamente eleggerà dei parlamentari in seno all'Assemblea. La mia candidatura non può esserci perché io sono interdetto dai pubblici uffici, quindi non sono candidabile, e voglio essere onesto con lei nel dirle che se anche potessi sceglierei di non candidarmi, perché capisco il peso che mi porto sulle spalle dovuto anche alla sentenza che ho avuto, e credo che sia giusto che io non mi ricandidi e non debba più chiedere ai cittadini di votarmi. Però ho scontato con dignità, credo, la mia pena, ho rispettato la giustizia, credo di aver fatto 5 anni di detenzione all'insegna di un processo di rieducazione, di risocializzazione. Con la Costituzione mi dà il dovere, forse anche il diritto, di poter continuare il mio lavoro nella società per essere utile alla Sicilia e, perché no, anche ai siciliani che credono nel nostro partito. Quindi il mio lavoro sarà da allenatore, da mediano di spinta, sto formando una nuova classe dirigente, tanti giovani, ce ne sono anche alcuni di Altofonte che stanno partecipando al nostro corso di formazione, così come in tanti altri giovani della Sicilia. Ecco, il mio ruolo è questo, formare una classe dirigente, rifare la Democrazia Cristiana e avere la possibilità di avere un gruppo di giovani e di donne che possa rappresentare questo partito, con una ambizione che voglio rassegnare anche in questa intervista, di poter avere la possibilità di vedere a presidente della regione siciliana una donna. Io credo che i siciliani si aspettino che possa esserci una candidatura donna per il rinnovo della presidenza della regione, noi stiamo lavorando per questo e speriamo che anche in Sicilia una donna possa fare il presidente e portare dentro l'amministrazione regionale quel tocco di umanità che oggi manca alla Sicilia. La più grande disumanità del nostro tempo è la mancanza di umanità. Cominciamo ad affrontare questo problema e troviamo una soluzione perché questa Sicilia possa essere più solidale e più accogliente. Insomma, tra le righe mi ha detto che sarà una candidata donna col marchio Democrazia Cristiana alla presidenza. Noi abbiamo tra le nostre donne chi potrebbe fare la candidata alla presidenza della regione, ma così come per Altofonte le dico, noi vogliamo collaborare perché si scelga insieme tra tutti i partiti moderati e di centro una donna che possa rappresentare quest'area. Noi ne abbiamo qualcuna da proporre, ma accettiamo proposte degli altri partiti e movimenti di ispirazione moderata e centrista e valuteremo quale delle proposte possa meglio trovare
insieme il senso della comunità da rappresentare. Per chiudere, da grande uomo delle istituzioni, da grande esperto, le chiedo un giudizio sul governo Musumeci. Ormai dopo 4 anni possiamo trarre un bilancio? Ma sono avaro nel dare giudizi nelle persone che stanno ricoprendo o che hanno ricoperto lo stesso incarico che ho ricoperto io di Presidente della Regione. Posso dire che però Musumeci è una persona per bene, che ha fatto del suo impegno, certamente non è discutibile. Purtroppo dobbiamo dire che i risultati non sono quelli che i siciliani si aspettavano, parlo soprattutto dei risultati sulla spesa comunitaria, su quello che poteva essere il volano dei soldi comunitari che mettessero in movimento le imprese, gli artigiani, tutto quello che serve perché questa Sicilia crei occasioni di sviluppo e di lavoro. C'è ancora un anno di lavoro, mi auguro che abbia il tempo di recuperare il ritardo della spesa comunitaria che c'è. Dopo di ciò ha fatto il Presidente della Regione, essendo un candidato di destra, noi guardiamo per la prossima competizione elettorale a una candidata che sia moderata e di centro. Quindi Musumeci non l'appoggerete? Noi avremo la nostra candidata, che sarà una candidata di centro e moderata, e voteremo la nostra candidata, questo è certo. Musumeci ha un'altra storia, avrà altre alleanze probabilmente, ma poi la coalizione deciderà quale sia la candidatura più opportuna per i prossimi anni in Sicilia.